Allora, dobbiamo sapere che ci sono due modi, anzi due tipi di cambiamenti nella nostra vita. Ci sono i cambiamenti che vogliamo e ci sono i cambiamenti che non vogliamo. Purtroppo ci sono spesso dei cambiamenti che non vogliamo, ma che non possiamo, sui quali non abbiamo potere, perché nella nostra vita c'è una percentuale di cose, sulle quali non abbiamo potere e quindi noi dobbiamo, prima di tutto, se vogliamo creare dei cambiamenti che vogliamo, capire su cosa abbiamo potere e su cosa non abbiamo potere, che cos'è che tu puoi influenzare e che cosa tu non puoi influenzare. Una volta che hai fatto questa distinzione e hai capito su cosa tu puoi agire e cambiare, quindi qual è questa distinzione qui, allora devi assolutamente, non dico dimenticarti totalmente l'altra parte della vita, ma concentrare le tue energie su tutta la sfera, su tutto l'aspetto che tu puoi cambiare, puoi influenzare. Perché, come abbiamo visto ieri, nel corso della nostra vita il cambiamento è una costante, cioè tutto cambia. Cambiamo noi fisicamente, mentalmente, cambiano le nostre esperienze, cambiano il modo attraverso il quale noi interpretiamo la realtà. Perché abbiamo più esperienze, perché diventiamo più grandi, perché conosciamo meglio anche le altre persone e così via. E allora, quando tu capisci che le cose cambiano, devi entrare nella modalità nel capire che non puoi metterti a combattere il cambiamento, ma devi assolutamente entrare nella modalità di cercare di anticipare il cambiamento per creare le condizioni che tu preferisci. E allora, quando io vi dico che l'obiettivo a 2-5 anni, quando io mi devo fissare degli obiettivi, devo ragionare sempre a lungo termine, minimo a 2-5 anni, è perché nella mente ci deve essere il presupposto che tu devi anticipare quei cambiamenti che sappiamo che sono fisiologici, che arriveranno. Cercare di anticipare, anche se parliamo di business, i cambiamenti del mercato, quindi capire quali sono i bisogni oggi che vengono soddisfatti dal mercato e andare a capire quali vengono soddisfatti in maniera scadente, in maniera migliorabile, per andare a lavorare su come renderli migliori, cioè soddisfarli meglio in un futuro prossimo, ok? Come per esempio noi della Warriors abbiamo fatto così, abbiamo visto che il mondo della formazione è assolutamente con full immersion e le persone restano motivate, entusiaste, poi però restano da sole. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a creare dei percorsi in cui accompagniamo le persone con più corsi, con più sessioni individuali per riuscire proprio a portare dalla teoria alla pratica tutti quei concetti che vengono spiegati in aula. Perché non sono solo concetti, filosofie da prendere e da dire, boh, sì, questa è una filosofia, non si applicherà mai. Non è vero. Se tu inizi a studiare le persone che hanno conseguito risultati straordinari, inizierai a capire che sono partiti da grandi momenti di difficoltà e che la differenza l'ha fatta non il fatto che avevano meno problemi, ma il fatto che loro avevano i problemi anche più di altri, e noi vediamo diverse storie nei nostri corsi di formazione, ma è come reagiscono ai problemi. È quella che fa la differenza. È per questo che ti dico che la prima cosa fondamentale, una volta che tu hai fatto un gran lavoro su te stesso, che hai capito chi sei, che hai capito perché ti svegli la mattina e fai la fatica che fai, e hai capito con chi vuoi fare il viaggio, quindi perché è importante anche dover condividere gli obiettivi che raggiungiamo, non possiamo stare da soli, allora devi fissarti obiettivi a 2-5 anni, minimo, minimo, perché questo è il periodo che ti permette di e creare delle condizioni veramente importanti nella salute, nel business e nelle relazioni. Allora, stavo dicendo, ci sono due tipi di cambiamenti, quelli che vuoi e quelli che non vuoi che accadano. La maggioranza delle persone lotta sempre con quelli che non vuoi che accadano perché reagisce. Perché, come abbiamo sempre visto nei nostri corsi, si crea una routine che è basata nel mese, se vogliamo dare un ordine temporale, diciamo che la media delle persone ragiona da una settimana a un mese. Non va oltre, mentre se tu vuoi fare la differenza nella tua vita, devi proprio fare questo switch e cercare di capire come vuoi essere tra 5 anni,
Fatti un esempio, se tu adesso non cambi niente, fatti questo ragionamento mentale, stiamo parlando di cambiamento. Se tu nella tua vita adesso non cambi niente, fra 5 anni, come ti vedi? Che cosa succede? Fra 5 anni. Quando tu ti sei immaginato, adesso fatti un'altra domanda. Come vorresti vederti? Come vorresti arrivare tra 5 anni? La differenza, cioè la risposta delle due domande, ti dà la differenza. E quella differenza è quella sulla quale tu devi andare a lavorare. Devi colmare il gap tra la prima risposta e la seconda, far sì che coincidano. Questo ti porta a essere entusiasta, a essere felice, a essere soddisfatto. Ti porta a darti una carica che ti sveglia al mattino con la voglia di fare. Non c'è niente di più brutto al mondo che morire dentro. Non avere voglia di svegliarsi al mattino perché sai che vivi una vita che non ti piace, che hai solo problemi. Questo accade quando tu continui sempre a reagire perché non hai un piano, non hai un'identità ben stabilita, non hai un obiettivo prestabilito. E allora è ovvio che se io mi sono creato una routine ragionando sulla distanza di un mese, sulla lunghezza di un mese, e abbiamo detto che i cambiamenti sono una costante, anzi oggi nella nostra comunità, nella nostra società, i cambiamenti sono anche repentini, sono veloci, giusto? Fate così? Esatto. E allora questo non fa altro che farci entrare nel paradosso. Io mi creo una quotidianità che è la classica comfort zone e non faccio altro che lottare per far sì che quella comfort zone rimanga e non cambi, che è impossibile. È impossibile, ragazzi, questa è una cosa impossibile, hai già perso in partenza, mentre noi non diamo valore a quante cose potremmo veramente realizzare nella distanza di 2-5 anni. Noi diamo un grandissimo valore a quello che possiamo fare in una settimana, in qualche giornata, in un mese. Non diamo valore a quello che possiamo realizzare se ragioniamo in termini di 2-5 anni, è incredibile. E allora se tu vuoi fare la differenza per te, per la tua famiglia, se tu vuoi uscire dal... non voglio dire cose che possano offendere qualcuno. Se tu vuoi uscire dal... niente, non mi viene altro. Dalla maggioranza delle persone, dalla media delle persone, ok? Allora devi differenziarti. E per differenziarti non basta comprarti lo smartphone con il logo... pensa diverso, think difference. Non basta dire su Facebook che tu sei diverso, devi ragionare in modo diverso e per ragionare in modo diverso devi ragionare a lungo termine, devi anticipare il cambiamento perché il cambiamento è una costante, l'abbiamo visto ieri, devi iniziare ad avere un piano d'azione, devi capire chi sei nel tuo profondo, devi iniziare a capire quali sono le aree migliorabili e focalizzarti solo su quelle. Quelle che tu puoi controllare, perché non c'è niente di più frustrante che pensare di essere una persona che merita di più e continuare a ottenere un risultato della mia vita che non è soddisfacente. Quindi finché tu non allini queste cose, la tua identità, la tua strategia, quindi il tuo piano e i tuoi risultati, tu resterai insoddisfatto o insoddisfatta. Se poi hai una coppia, se poi hai una famiglia con dei figli, riverserai la tua insoddisfazione nelle tue relazioni, è matematico. E allora se vuoi che le cose cambino in meglio, devi anticipare il cambiamento. Fine. Per anticipare il cambiamento ti devi fissare obiettivi a medio e lungo termine. Quando ti fissi obiettivi a medio e lungo termine, poi dopo devi fissarti obiettivi intermedi, mensili, bimestrali, per riuscire a creare una strategia ancora più efficace, ma di questo ne parleremo in un'altra occasione. Adesso ti voglio dare un modo di ragionare, una piccola tecnica, che tecnica non è, è un accorgimento importante, che ti influenza a prendere decisioni sul lungo termine piuttosto che sul breve. Quando tu hai un'incertezza e devi prendere una decisione, allora inizia a pensare a questa cosa. Se io decido in un modo piuttosto che in un altro, che cosa succede fra 5 minuti? Successivamente, che cosa succede fra 5 ore? Che cosa succede fra un giorno? Che cosa succede fra 5 giorni? Che cosa succede fra un mese? Che cosa succede fra 5 mesi? Che cosa succede fra un anno con quella determinata decisione?
Prova a pensare adesso all'altra possibilità e così ti fai la prospettiva mentale sul breve, medio e lungo termine e riesci a capire qual è la decisione migliore per te. Chiaramente è sempre quella che ti dà un beneficio nel lungo termine, anche se naturalmente il beneficio a lungo termine prevede fisiologicamente un sacrificio nel breve termine. E allora qui entriamo in un altro paradosso: noi dobbiamo lottare col nostro cervello, perché il nostro cervello che cos'è che fa? Il nostro cervello va a cercare conferme su quello che, su cui noi siamo convinti. Secondo, va a cercare la strada più comoda e più facile. Qual è la strada più comoda e più facile per il nostro cervello? Non sempre quella più comoda, più facile o quella più costruttiva nella realtà. Spesso la strada più comoda e più facile per la nostra mente è semplicemente la strada più familiare, cioè quella che già conosciamo. Ma quella che già conosciamo ti dà i risultati che hai ottenuto fino ad oggi. È vero o no? Quindi se tu vuoi ottenere dei risultati sul lungo termine che migliorino la tua qualità di vita, devi andare a fare delle cose che non hai mai fatto, devi trattare argomenti che non hai mai trattato, devi magari studiare competenze che non hai e che fino adesso non hai neanche valutato, e questo va a cozzare con il cambiamento. Quindi devi cambiare il modo in cui ragioni. E allora devi avere il sopravvento sulla parte istintiva che ti porta a sopravvivere, che ti porta sempre verso ciò che è più familiare. Ti faccio un esempio. Allora, io non sono uno psicologo, non voglio neanche spacciarmi per tale, ma come funziona la mente, è tanti anni che la studio, è tanti anni che vedo persone e direi che la conosco abbastanza bene, non per andare a guarire delle malattie, ma per andare a aumentare le performance, che è quello che insegniamo ai nostri corsi, ok? Allora, che cosa ti voglio dire? Che se tu da giovane ti sei, hai avuto un'infanzia, diciamo tra virgolette, poco felice, ok? Vada bene, non ho usato la parola triste, ho usato poco felice, perché poco felice è positivo, triste è negativo. Poco felice richiama la parola felicità, triste richiama la tristezza, quindi poco felice. Allora, se nella tua mente è normale essere poco felici, perché io ho passato dai 0 ai 20 anni un'infanzia, adolescenza in cui io sono poco felice, da lì in avanti io, se lascerò la mia mente in modalità automatica, andrò a ripristinare le condizioni della mia normalità, del mio habitat, che sono le condizioni in cui io sono poco felice. Quindi se io sto magari creando una famiglia in cui tutto sta andando bene, farò qualcosa che metterà diciamo in difficoltà la mia famiglia per ricrearmi le condizioni del poco felice. Punto. Perché? Perché è il più familiare. E quando io sono nell'habitat in cui io sono familiare, che per me è familiare, io sono tranquillo, non ho incertezze, sono sicuro. Questa necessità di essere sicuro, di sentirmi al sicuro, questa non è sempre la via più costruttiva. Anzi, spesso si tramuta in una via che è poco costruttiva. Quindi tu non devi andare a ricercare quello che già sai fare, non devi andare a cercare quello che è familiare, perché ti sta dando i risultati che tu non vuoi più, che non ti soddisfano più. Magari sono stati bellissimi, straordinari fino a ieri, fino a oggi, ma da adesso in avanti, se tu vuoi di più, devi andare a cambiare il modo in cui tu processi le informazioni e da lì arrivi a una decisione. Utilizza questa piccola tecnica. Quando prendi una decisione, proiettati che cosa c'è da 5 minuti a 5 ore, a un giorno, a 5 giorni, a un mese, a 6 mesi, a un anno e via discorrendo. E così capisci qual è la decisione sul lungo periodo che ti porta a essere soddisfatto e a raggiungere un determinato obiettivo. Ma quando raggiungerai un obiettivo che sarà a 2 anni, a 5 anni, non pensare che sarà finita. Perché? Perché da lì in avanti sarai così soddisfatto di aver raggiunto quell'obiettivo, e l'obiettivo non ti basterà più, ma sarai così contento di aver raggiunto un obiettivo che ti eri fissato e di aver visto come si è scolpito il tuo carattere, di aver visto la tua reazione alle difficoltà, all'incertezza, di essere in grado di aver creato un qualcosa dal nulla magari, che vorrai subito fissartene un altro di obiettivi. Perché?
Perché una delle cose che ci rende felici è crescere costantemente nelle nostre abilità, nella nostra cultura. Come ti ho detto ieri, a livello spirituale, a livello emotivo, a livello finanziario, a livello di soddisfazione personale. Perché? Perché questo ti porta a poter anche contribuire in modo condizionato alle persone che vuoi bene, che siano i tuoi cari, che sia la tua famiglia, che siano persone che non conosci perché vuoi diventare un filantropo, non lo so. Quello che a te piace. Prova a chiedere a chi fa volontariato, quando aiutano le persone, senza aspettarsi nulla in cambio, chi è che si arricchisce di più? Chi aiuta o chi viene aiutato? E allora per questo è molto importante che tu devi capire che ci sono due tipi di cambiamenti, quelli che non vuoi che accadano e quelli che vuoi che accadano. Ti devi focalizzare sui secondi, iniziare a capire che cos'è che puoi migliorare per ottenere quel determinato risultato, iniziare a capire quali sono le strategie migliori per raggiungerli, perché tu non lo sai, perché se no li avresti già raggiunti quegli obiettivi. Quindi devi anche fare un bagno di umiltà e capire che tu non lo sai fare. Magari lo sai in teoria, ma se lo sai in teoria, riesci poi a farlo in pratica? Non è sempre così facile e scontato. E allora devi entrare in questa modalità, imparare cose nuove e iniziare a fare le cose diverse. Se tu vuoi ottenere risultati che non hai mai ottenuto fino ad oggi, devi fare cose diverse, cose che non hai mai fatto fino ad oggi. E se tu inizi a pensare, ma è normale non raggiungere i propri obiettivi, è normale non essere soddisfatto della propria vita, tu stai ragionando come la maggioranza delle persone, come la media delle persone, che si sveglia al mattino ed è insoddisfatta e accetta questa situazione. La accetta perché non ha alternative, perché non vede oltre la settimana e il mese di cui parlavamo prima. Mentre la tua felicità è 2 millimetri oltre, e 2 millimetri oltre, devi semplicemente cambiare il modo in cui guardi la vita, l'angolazione. Devi spostarti da come la guardano tutti, da come tutti vogliono che tu guardi la vita. Perché? Perché è molto semplice. Ti è mai capitato di voler magari avviare un progetto e coinvolgere persone o dire ai tuoi amici che vuoi fare un cambiamento e sei entusiasta di questo cambiamento, e hai mai notato che sono i primi i tuoi amici a smorzarti, a tagliarti proprio le gambe? È vero o no? Poi dopo i tuoi amici c'è stata la tua famiglia, è vero o no? Che dicono, ma lascia perdere, ma chi te lo fa fare? Ma perché devi cambiare? Tutto sommato va bene così, sbaglierai, resterai deluso. È vero o no? Perché succede questo? Per tutti i motivi che ti ho elencato prima, e anche perché se le persone hanno accettato di non poter ottenere di più dalla vita e si sono arrese, e tu ci riesci, e tu invece ce la fai, e tu invece ti stacchi dalla maggioranza delle persone e raggiungi obiettivi che nessuno avrebbe mai creduto che tu potessi raggiungere, che figura fanno loro? Quella dei fessacchiotti. Ed è per questo che le persone sconfortate, che cosa fanno? Sono contagiose e cercano di tirare giù quelli che invece hanno voglia di fare, e quindi devi anche imparare a isolarti. Quando ci sono persone negative, devi imparare a isolarti. Ci sono persone negative che sono, hai un legame fortissimo con loro, di parentela, bene, frequentale il meno possibile, ma non ti far contagiare. Perché? Perché la qualità di vita che vuoi tu, quella alta, i risultati che vuoi tu, se sono difficili, sono poche le persone che riescono a raggiungerli. E quindi tu ti devi circondare di aquile, non di colombi, polli, chiamali come ti pare. E quindi non fare l'errore di avere un obiettivo da aquila e continuare a frequentare, a pensare come un pollo, come un piccione, come un colombo, è uguale, hai capito quello che voglio dire? Un obiettivo per pochi e a pensare come la media delle persone, perché questo è quello che porta le persone ad essere depresse, frustrate e totalmente insoddisfatte. Prima rovinano se stesse e dopo le loro relazioni, o contemporaneamente. Mentre se tu fai un profondo lavoro su di te, inizi a capire chi sei, inizi a capire perché ti svegli al mattino e vai a lavorare, fai la fatica che fai, che non penso che l'unica motivazione che tu abbia sia pagare le bollette e mangiare, perché se tu ti svegli per mangiare, allora
puoi lasciare questa diretta, qualsiasi nostro contenuto online, video, corso, in aula, dove ti pare, perché troverai delle resistenze incredibili. Noi abbiamo una vita, una e una soltanto, e oggi più che mai te ne stai accorgendo quanto è bella la libertà, che valore ha la libertà per te. Che valore ha la libertà? Quando è che te ne accorgi di quante opportunità abbiamo? Quando ti vengono tolte. E allora oggi tu devi aver fatto una rivalutazione delle tue priorità, per aver capito quali sono le cose veramente importanti: la salute, la libertà di poter scegliere, la libertà di poter investire il tuo tempo in un modo piuttosto che in un altro. Ad ogni modo, quindi ci sono persone che reagiscono, aspettano il cambiamento, e quando il cambiamento è avvenuto, quello che non vogliono, reagiscono, e reagiscono male perché non ci sono più le condizioni per poter agire, prevenire e anticipare, non prevenire, anticipare. E ci sono quelli che invece lavorano per anticipare. La prima volta non ci riescono, la seconda non ci riescono, la terza non ci riescono, però la quarta sì. La quarta sì, o la quinta, non è importante. Perché se tu sei quello che non molla, se tu sei quello che non ti accontenti per meno di ciò che vuoi, non ti accontenti per avere un millimetro in meno del tuo obiettivo, se tu sei questa persona, allora sei arrivata nella diretta giusta. Stai guardando il video giusto, perché è questo quello che tu devi fare per te, per la tua famiglia. E sai come fai a scoprirlo? Tira fuori una foto di quando eri piccolo e guardala, piccolo piccolo. E inizia a pensare. Come ti immaginavi la tua vita? Quali obiettivi potevi avere? Che cosa pensavi? Quali speranze? Quali desideri? Quali sogni avevi? Prendi quella foto e guardala. Poi torna alla realtà e prova a pensare. Quanto del tuo potenziale hai messo per raggiungere quegli obiettivi? Quanto? Avrai applicato almeno, ma diciamo, la metà di quello che tu potresti applicare per raggiungere quegli obiettivi? E allora io ti dico che se tu sai che sei una persona che può ottenere di più, allora glielo devi a quel bambino, a quella bambina, glielo devi, perché ci sarà un momento in cui non avrai più le opportunità che hai oggi. E lì capirai semplicemente una cosa: se fai parte dell'oltre il 90% degli anziani che in comune hanno il fatto che hanno un rimpianto più di altri, quello di non aver usato abbastanza, oppure se fai parte del 10% che sanno che hanno fatto tutto quello che era in loro potere per ottenere quello che volevano ottenere. Poi che ci siano riusciti o meno, questa è una bella soddisfazione, ma anche se non ci sei riuscito, però tu sai che hai dato il massimo, sei a posto con te stesso, sai che tu hai dato il 110%, non il 100%, il 110%, e allora quello ti fa stare bene, perché comunque hai vissuto, perché hai vissuto lottando e hai vissuto sapendo chi sei e cosa vuoi ottenere. Se tu non scopri queste cose qui, arriverai in un momento in cui sarà troppo tardi, magari lì lo scoprirai, però non avrai più la possibilità di ottenerle. Quindi che cosa vuoi fare adesso in avanti? La scelta è solo tua. E ricordati che ci sono solo due cambiamenti, due tipi: quelli che non vuoi e quelli che vuoi che accada. Quindi inizia a lavorare sui secondi, inizia a riconoscere che cosa puoi controllare, che cosa non puoi controllare, e agisci di conseguenza. Quindi se sei la persona che vuole raggiungere i propri obiettivi, obiettivi importanti, non obiettivi così, allora clicca sul link, inizia a lavorare su te stesso, inizia ad acquisire le strategie giuste, inizia a focalizzarti, a fissarti gli obiettivi, e stai sicuro che sarà solo questione di tempo. E quindi continua a seguirci, clicca sul link e ci vediamo nel video dell'altra parte.